Quindi giuro, foro, però mi ha detto 47 e mezzo. E poi prima di fare qualsiasi altra cosa verifico, no? Riprendo in mano il lavello e vado a vedere dove cascano, lo posiziono sopra e a occhio vedo che ci sono comunque dentro, no? Perché questo bordo qua è sul nastro, quindi vuol dire che quando lo giro questo qua appoggerà sul nastro. Non so se riuscite a vedere da laggiù, qui vedete che sono in linea. Io dovrò tagliare tutta questa parte qua. Sempre. La stessa cosa la faccio in quest'altra direzione, quindi sono praticamente sicuro che va bene. Allora, adesso l'altro problema è che soprattutto in questa posizione questi bordi qua saranno molto fragili, quindi devo stare attento quando poi manovrerò il top, perché cosa succede? Io lo taglio fuori dal mobile, poi quando io lo avvito al mobile diventa rigido, però il movimento che devo fare è avere il top qui e il mobile qua, quindi lo prendo, faccio tac e sono già, non devo, non so, fare le scale col top tagliato così, perché il primo colpettino che prendo qua si spezza e sono a In posto. questo caso è meglio cominciare a tagliare dai lati piccoli, sì, dai bordi piccoli oppure da quello Allora, di solito là? Perché non si spezzi magari quando lavoro? diciamo che prima o dopo o di qua o di là lo devo liberare, no? Quindi con dei morsetti magari lo tengo in guida, magari anche avere, non so, io tengo il cavalletto in questa posizione, poi lo sposto in modo da passare con la lama. Quindi diciamo che è un po' si lascia già avere un po' di cura, ecco. Diciamo che questo è utile. Poi ho questo listellino che so che è dritto, lo utilizzerò come guida per far scorrere il bordo del seghetto. Quindi prima di tutto sarò andato a fare quattro fori agli angoli in modo da entrare con la lama e dopodiché in guida pian piano vado a tagliare. Devo fare giusto un paio di appunti sulle lame dei seghetti alternativi perché ce ne sono di diverse tipologie e adatte a fare diversi lavori. Qua ho un paio di lame, se ne possono vedere e con i denti che strappano verso l'alto e con i denti che spingono verso il basso, quindi in questo caso è indifferente, però magari per il futuro ci sono dei lavori che sono dove non devo strappare verso il bordo che ho a vista, per come sto lavorando, e allora sceglierò questo tipo di dente, no? Che spinge verso giù. E quindi quando sta spingendo non mi strapperà la parte sotto. Esatto. Dipende dalla finitura, in questo caso mi è indifferente perché anzi non mi cambia, ecco, diciamo che tanto viene coperto e nessuno lo vedrà mai e non è un problema. Qua sono fatti per altri materiali, questo è per il alluminio, questi qua servono a fare dei tagli curva perché hanno la costa del seghetto più sottile. No, ce ne sono di diversi tipi, magari li fate passare così. Scusi, invece se devo tagliare netto come qua che mi resta così una mensolina, qualcosa, meglio su, meglio sotto. È meglio che spinga verso giù, meglio quella, Giù.
quel tipo di lama lì, esatto. Sì, sì. So. Io ho voluto fare una piccola parentesi perché diciamo, ce ne sono così tanti di utensili, però scegliere l'utensile giusto per fare il lavoro giusto è il primo passo per ottenere un risultato soddisfacente. Poi no, poco male. Devo farvi vedere. Grazie. Devo farvi vedere. Tanto che tutte le gli aggiustamenti si fanno col cavo staccato, no? Perché si monta la lama col cavo staccato e poi c'è un appunto da fare anche sul tipo di seghetto che si sceglie. Adesso gli ultimi che escono hanno praticamente questa leva che fa fare, che permette di avere un'oscillazione in avanti della lama. Diciamo, in questo caso può aiutare il taglio. Poi diciamo che ci sono alcune considerazioni sul numero dei denti, quindi più il materiale bisogna di scaricare trucioli e più i denti devono essere distanziati. Se ho bisogno di avere un taglio netto, pulito, non so, sul PVC classico. Non so, devo tagliare la porta a soffietto che è di plastica, non userò una lama come questa, ma utilizzerò una lama molto con i denti molto più ravvicinati, più piccoli. Sono chiaro che poi si prova con l'esperienza, no? Dici, ma non taglia niente, non è il problema del seghetto alternativo, magari la lama non è adatta a fare questo tipo di lavoro. Quindi e questo volevo dirvi sul seghetto. Trapano imitatore, trapano una batteria con una punta da 10 mm, io foro prima gli angoli e inizierei proprio ad aprire l'angolo. Se prima conviene tagliare questo o prima conviene tagliare il lungo, è indifferente in sostanza. È chiaro che diciamo, per me è indifferente. Se libero la parte lunga, chiaro che poi magari quando vado a tagliare questa parte rimane più mobile, quindi forse è il caso di tagliare prima il corto e poi andrò in questa direzione tagliando. Allora, due cose, o sono bravo e vado a mano libera seguendo il segno che ho fatto, oppure se non sono sicuro prendo il mio diciamo, la mia guida con due morsetti, vado a pintarla e poi seguo la guida. Mi posso tranquillamente iniziare il taglio. Posso iniziare il taglio, metto, perché comunque dove ho forato non sono corretto, no? come impostazione.
diciamo quelli sono già in linea. Vogliamo setti. Misuro che sia parallelo. Notare che il morsetto l'ho montato contrario apposta perché poi non ci siano degli ingombri che mi danno fastidio, no? E poi riprendo il taglio, lo so, l'ho fitto anche. Più faticosa, diciamo, perché ma è duro, sì, è duro. Dopodiché il materiale è un po' come posso dire ostico, nel senso che tende a usurare le lame molto rapidamente e probabilmente mi serviranno anche due lame per fare, se non addirittura. La lama nuova e la lama che ho usato, forse scotta, che è scotta, io non lo sentivo, però vi faccio vedere il dente che è già smussato, non è più chiaro. L'avevi montata nuova adesso? No. Quello, ma diciamo che al limite, se io vado a guardare fra queste, forse non c'è una lama adatta, però uno magari si trova a dover fare anche con quello che ha, quindi non so che ci sono delle lame apposite in commentino in carbone, questa è una cosa che posso provare a chiedere al collega.
Pronto? Eccolo là. Allora, dicevo che la lama è una parte fondamentale, quella che si avvicina più di tutte a quella che ho fatto, che può essere utilizzata per questo tipo di materiale, è questa. Allora, che è quella che forse vi ho fatto già passare prima. Sì. Quindi adesso ne ho usata una standard per legno. Però anche questo per farvi capire che non è un materiale comodo da lavorare. Adesso vorrei anche vedere. Ah, giustamente, questo è un pannello di particelle, che è praticamente un agglomerato di trucioli di legno, con una, diciamo, che viene mantenuto assieme da, una, da un collante, e che è stato rivestito con un foglio di carta impregnato con delle resine che lo rendono duro. Infatti è un, non lo graffio facilmente, consiglio dall'altra parte dove c'è il dente, sì, però sì, vado, se lo guardo, che, cioè, non è graffiato, è un materiale molto molto tosto, quindi lo possiamo anche dire. Sì, sì. Diciamo che uno degli scopi è anche far vedere che stiamo parlando di materiale tosto da lavorare, ecco. Che deve poi durare i prossimi 15 anni a casa mia, e quindi voglio che sia le spalle. Diciamo che non mi serve un taglio bello da vedere in questo caso, è più un taglio... Esatto. Posso notare, la lama di prima, che condizioni è, quella nuova e quella che è stata usata. Anzi, mostro anche l'altra, così si vedono bene.